proprio la sfida che ci interessa. Se uno dice guardate, c'è questo tipo di spazio, oppure c'è questo tipo di situazione, che cosa potreste fare? Luogo, cosa ci puoi fare? E di lì poi. È da lì che parte spesso l'idea per un lavoro. Siamo un po' degli artisti su commissione alla fine, come era una volta. Abbiamo bisogno di limiti, ecco, perché sì. È un po' come von Trier nelle cinque variazioni, no? Cioè ti dà dei limiti, ti dà delle cose, dei binari entro cui scorrere, te magari ti diverti anche a sovvertire la situazione. Cerchi di lavorare sui confini. Sui confini, sì, proprio. In qualche modo per poterli infrangere devi avere dei margini, quindi siamo dei cercatori di margini. In realtà spesso sono delle situazioni di frangia che sono fra il sociale, il politico, e alla fine è questo quello che ci fa girare. Il transatlantico è una nave che ha una qualifica particolare, che è formalmente differente da una nave a crociera perché porta la posta. Leggevo che prima che demolissero la Queen Elizabeth II, che era la loro precedente nave che faceva il servizio regolare, una signora andata in pensione ha fatto una serie di crociere di fila, cioè ha fatto tipo 5 crociere di fila. E suo marito è morto sulla nave e allora lei ha deciso di non scendere più e ha passato 14 anni in crociera. Questo tipo di piccole assurdità che alle volte ti portano a pensare che potresti lavorare su qualcosa del genere, no? Immediatamente una grandissima curiosità, ho detto devo parlare con questa signora subito che ha 82 anni ora le hanno demolito la nave e quindi è disperata perché sta provando varie navi alternative per continuare a passare la sua pensione in crociera, però lei non vuole una nave da crociera ma vuole un transatlantico. Alle volte da un piccolo cortocircuito di questo tipo parte un lavoro, come il lavoro della capsula del tempo. In qualche modo è partito dalla curiosità sulle capsule del tempo, che sono un fenomeno che poi appare specialmente in periodi di crisi, quindi quando si vuole lasciare uno spaccato della civiltà, si vuole lasciare un ricordo, e quindi era, diciamo, all'inizio della seconda guerra mondiale sono state sepolte le capsule del tempo durante la guerra fredda. Allora su questo tipo di ragionamento qui abbiamo cominciato a pensare, a fare dei cortocircuiti, e il lavoro è nato da quello. La mostra era alla Fondazione Baldi a Pelago ed era curata da Pierluigi Tazzi. Erano tre artisti toscani, si chiamava Tuscany in inglese perché in qualche modo guardavano la Toscana con una certa distanza. E quindi praticamente quando abbiamo visto questo pezzettino di terra, perché poi è un giardino minuscolo, un albero di Diosperi. E di lì si è unita a questa cosa della capsula del tempo, che però abbiamo scelto di prendere, diciamo, non troppo seriamente, quindi invece di mettere il compendio del sapere raggiunto dalla civiltà occidentale fino ad oggi, abbiamo deciso di mettere tutto il necessario per fare un picnic tra 50 anni. E siccome il cibo non si sarebbe conservato, tranne il vino e il miele, abbiamo messo i semi per coltivare. E quindi abbiamo fatto proprio un ricettario e un manuale di coltivazione di questi semi, che li abbiamo messi sotto vuoto con l'aiuto anche di un amico agronomo. Alla fine è un menù per due. E ci sono piatti di ceramica, bicchieri, una tovaglietta. Anche poi i semi per piantare l'erba del prato, perché poi la riflessione era... Pelago è un posto abbastanza in alto, quindi abbiamo pensato che probabilmente anche se ci dovesse essere un arretramento delle coste per il riscaldamento globale, si dovrebbe salvare, insomma, questa zona. Però in realtà nessuno di noi sa come sarà il mondo fra 50 anni. E nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere l'ultimo picnic dell'umanità. Ci sono questi due libretti di istruzioni, uno con la lista semplicemente di quello che è contenuto, e l'altro invece ha le ricette, perché poi ci sono le istruzioni per la coltivazione, le ricette su come cucinare il nostro menù, e poi anche tipo la capsula stessa diventa la pentola per cucinare la pasta. Lo stiamo inviando e dovrebbe essere inviato a una serie di istituzioni che presumibilmente lo conservino, quindi solitamente quando si seppellisce una capsula del tempo si invia un libro che si chiama Book of Record a monasteri, biblioteche, cioè a tutte quelle istituzioni che si occupano di conservazione della cultura. La cosa interessante è anche la scommessa, cioè quando tu non sei una grande istituzione, non riesci a pubblicizzare più di tanto questa cosa, la capsula può anche andare perduta, quindi può essere anche interessante, da un certo punto di vista può essere interessante anche il fallimento di questo lavoro. In realtà quello che ci interessa è questo, cioè riuscire in qualche modo ad astrarsi un attimo dalla situazione circostante e creare delle piccole situazioni nostre, come è per la capsula, in qualche modo che è un microcosmo a sé, ma anche
il lavoro dei voli aerei, in qualche modo crea una piccola realtà distinta da quella circostante. Quest'idea di far viaggiare attraverso il cibo ce l'avevamo, diciamo, Da in testa da tempo. In tempo. E realtà poi era un concorso che era per la città di Torino, che è un luogo di per il bivacco immigrazione. urbano. Ed è, siccome Torino è una città di immigrazione, l'idea che avevamo avuto era di coinvolgere le comunità sia di immigrazione interna che le comunità di migranti contemporanei. E siccome in realtà ci sembrava che il programma fosse anche di integrazione fra le comunità di migranti, la nostra idea era di farli interagire attraverso il cibo, perché alla fine il cibo è una cosa che funziona sempre. Che ci piaceva questa cosa di prima e di immigrati di prima e di seconda generazione. Quindi l'idea che avevamo proposto era quella di lavorare con dei viaggi, che ovviamente erano dei menù, in cui si integravano piatti italiani, non so, la cucina peruviana piuttosto che quella senegalese o marocchina. Anche perché ci interessava in qualche modo lavorare su come cambia la cucina quando Ti te. sposti. Un amico ci Che è un aveva chiesto, artista. che è un artista, che è un fotografo, ci aveva chiesto se davamo una mano a un nuovo ristorante che avrebbe aperto a noi, di fare proprio una mostra con Nel ristorante. le foto appese alle pareti. Ci prendeva un po' male, Non c'è. e quindi abbiamo detto, visto che il ristorante si chiamava African Sky, aveva questo legame con il cielo, era il nome perfetto per una compagnia aerea. Quindi abbiamo già fatto ora 3 viaggi. E ci siamo anche abbastanza divertiti a livello grafico, abbiamo fatto il logo, questo qua. Lo struzzo è un uccello che non vola, quindi. Era il simbolo perfetto per una compagnia aerea che non vola, perché noi in realtà non voliamo e E quindi. quindi abbiamo fatto un po' ci siamo divertiti a fare i biglietti aerei, poi ci sono le fascette per le borse. Tutto un processo di check-in anche, per cui Si arrivava, si aveva la l'arrivo. prenotazione, il biglietto elettronico per email, poi si arrivava, si aveva il biglietto cartaceo. Sono tutte piccole cose che servono a costruire un'atmosfera aeronautica in Poi qualche avevamo le modo. hostess e anche una sorta di video che durante la cena, con anche suoni, voci, sia dell'aeroporto. Quindi questa cosa del cibo e dell'identità ci interessano molto, anche perché poi crea proprio socialità. Il discorso sull'etichetta di artista è probabilmente una questione funzionale, necessaria, cioè ti definisci artista perché non sai cos'altro dire. Sulla questione della responsabilità, io credo, almeno per quanto mi riguarda, prima di tutto io la responsabilità la provo verso me stesso, cioè perché alla fine perché facciamo questa cosa? La facciamo perché ci diverte, cioè, perché in effetti è un grosso sforzo, non è automaticamente remunerato, è un investimento in cui poi in realtà non si fa per ambizione, perché altrimenti probabilmente avremmo dovuto seguire altre strade, cioè avremmo dovuto fare delle cose vendibili, mentre non so, la capsula del tempo o un viaggio in aereo virtuale non sono oggetti facilmente vendibili, avremmo dovuto essere riconoscibili, mentre sì, forse siamo riconoscibili, ma non come lo intende il mercato. Quindi la responsabilità la provi verso te stesso, perché alla fine è sempre una sfida e lo fai perché è interessante, perché ti pone di fronte a problemi nuovi tutte le volte. Se non sei ripetitivo, se non elabori sempre sullo stesso progetto, devi lavorare con un budget che spesso è molto limitato, devi trovare dei fornitori che siano intelligenti e capiscano che cosa vuoi e non ti prendano per matto. Però è divertente perché tutte le volte è come se tu facessi un lavoro diverso. È sempre una sfida ed è una sfida molto differente, immagino, rispetto a trovarsi davanti a un foglio bianco e ad avere a che fare unicamente con l'espressione di se stessi. Come ti dicevo prima, per quanto mi riguarda almeno, la figura dell'artista, nel mio caso, io devo dire, ho lavorato per anni a contatto con gli artisti, facendo qualcosa per loro, perché occupandomi di grafica per l'editoria e ho fatto molti libri lavorando con gli artisti e per gli artisti, quindi li vedi in una situazione dove in qualche modo si scoprono e non sono contornati da quell'aura di sacralità che spesso un artista può avere. Questo ti fa alla fine pensare che l'artista è una persona che fa un lavoro come il tuo, quindi la dignità è la stessa, lo sforzo è lo stesso, le difficoltà sono le stesse, e quando poi ti ritrovi, perché uno si ritrova perché magari ha delle cose che vuol fare, non sa come tirarle fuori, ti ritrovi a fare l'artista, ti rendi conto che stai facendo un lavoro, che è un lavoro come un altro.